Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente Dintorni Show. Continuiamo il nostro viaggio in Asia centrale, questa volta appunto con il Tagikistan. Mercoledì vedremo il Kirghizistan e venerdì l'Uzbekistan. Ma non perdiamo altro tempo e appunto partiamo subito con questa storia che si lega profondissimamente alla regione della Sogdiana e della Bactria. Due posti che sono attualmente di fatto in più paesi, perché sono un po' in Turkmenistan, un po' in Uzbekistan, un po' appunto in Tagikistan e un po' in Afghanistan. Ma è molto importante specificare questo perché appunto quella di cui io vi andrò a parlare includerà solo in minima parte i confini dell'odierno Tagikistan e si concentrerà più sulla sua storia, appunto. Storia che inizia veramente in tempi remoti perché pare che Zoroastro, l'antico profeta che inventò lo zoroastrismo, che comunque lo rivelò, diciamo, veniva proprio dalla Bactria. E quindi un personaggio decisamente importante che, come vedremo, sarà solo il primo di una lunga serie a collegarsi con la Persia. Va detto che poi queste aree in realtà non hanno un particolare ruolo fino all'arrivo di Alessandro Magno. Sì, entrano in contatto con la Persia, sì, diventano alleati dell'impero Achemenide, però niente di più, non si sa quasi nulla. Sarà Alessandro Magno che una volta giunto qui farà molta più fatica rispetto a quanto fece appunto in Persia, dovendo addirittura ricorrere al matrimonio con Roxanne per assicurarsi la fedeltà dei Sogdiani, guerrieri veramente incredibili. Una volta che Alessandro Magno morirà, non finirà però la parte greca di questi territori, perché passeranno prima ai Seleucidi e poi il satrapo di Bactria appunto si ribellerà e deciderà di fare per i fatti suoi. Verrà poi spodestato dal satrapo della Sogdiana, Eutidemo I, che appunto decise che quello era il suo momento e doveva assolutamente creare un nuovo regno greco-battriano. Fra l'altro lui ottenne anche l'appoggio dei Seleucidi, tanto da far sposare al proprio figlio la figlia di uno di questi potentissimi sovrani. Il figlio, nello specifico, allargherà i territori anche nell'attuale India, anche nell'attuale Afghanistan, dando vita a una delle civiltà più interessanti in assoluto. Una civiltà che a un certo punto unirà addirittura il mondo buddista e il mondo greco, con delle rappresentazioni che ancora oggi stupiscono chiunque si avventuri in quei luoghi. Purtroppo però questo regno non ebbe una durata infinita e a causa dell'arrivo di un nuovo contendente e della sua arroganza e della sua malgestione dello Stato, si distrusse dopo non troppo tempo. A sostituirlo arriverà l'impero di Kushan, a cui sono ascrivibili fra l'altro i bellissimi e compianti Buddha di Bamiyan, città dove appunto vennero fatti saltare in aria dai talebani. Tornando a noi, appunto, in realtà dei Kushan ci sarebbe molto da dire sotto alcuni aspetti, ma non aspetti che ci interessano, e quindi andiamo avanti e passiamo oltre i Sasanidi, oltre gli Eftaliti, oltre i Göktürk, e arriviamo fino agli Arabi. Gli Arabi arriveranno qui all'incirca nel 705 d.C., ovviamente, e nel giro di pochissimi anni, grazie sia all'instabilità politica della regione, sia all'incredibile abilità dimostrata da Qutaiba ibn Muslim, riusciranno di fatto a conquistare queste aree, elevando per sempre il livello della cultura. Questo non perché in quel lungo periodo che di fatto è saltato non ci fossero stati grandissimi mercanti sogdiani o della Bactria che si sono spinti in Cina e anche in Europa, ma più che altro perché appunto da un punto di vista politico si fece ben poco e di conseguenza i primi risultati arriveranno con gli arabi. Gli arabi tra l'altro arriveranno qui e si porranno in due modi diversi. Inizialmente, quando ci saranno gli Omayyadi a governare il califfato, di fatto vorranno soltanto una fedeltà, semplicemente si accorderanno che quelli erano territori del califfato, però di fatto ognuno faceva quello che voleva. Cambierà la cosa con gli Abbasidi, Abbasidi che inseriranno, di fatto reintrodurranno, risveglieranno il sistema politico persiano, facendo sì che anche diverse grandi famiglie persiane potessero di fatto rivedere la luce. E una di queste è sicuramente quella dei Samanidi. I Samanidi erano una dinastia che era già forte all'epoca dei Seleucidi e che poi, col passare del tempo, si convertì all'Islam e riuscì anche a fare una grande carriera. A partire dall'851, in risposta ad un loro attestato di fedeltà, gli vennero concesse diverse province dell'area, fra cui ad esempio Herat, Samarcanda e altre di queste. E da qui
I Samanidi formeranno una vera e propria rinascita culturale persiana, perché grazie a loro, grazie alla loro corte, arriveranno poeti leggendari come Dachichi, come ancora di più Ferdusi. Ferdusi in particolare è uno dei più importanti autori persiani, uno dei più incredibili autori persiani, e proprio per i Samanidi scrisse la prima versione dello Shahnameh, il suo grandioso libro dei re, che però venne consegnato e dopo appena 2 anni venne distrutta questa dinastia. E quindi, per essere chiari, la parte finale, la versione completa, non la diede a loro, ma la diede ai Ghaznavidi, altra dinastia della quale non parleremo oggi. Nel 999 Bukhara, la capitale dei Samanidi, verrà conquistata dai Karakhanidi e tutta quest'area riprecipiterà di fatto in delle turbulenze politiche che vedranno la fine solo con l'arrivo dei mongoli. Va detto che non tanto con la prima ondata di Genghis Khan, che di fatto distrusse più che creare, ma molto di più con Tamerlano. Tamerlano sarà proprio una delle chiavi del successo di queste regioni nel mondo, in virtù di una sua peculiarità durante le battaglie. Oltre a essere particolarmente crudele, particolarmente aggressivo e tante altre brutte cose, in battaglia lui aveva anche un'enorme passione per l'arte e per la cultura in generale, tanto che ogni volta che andava in una città, ogni volta che conquistava un luogo, risparmiava sempre i più grandi artisti perché gli servivano per manda gli mandava di fatto a Samarcanda, luogo che infatti in pochissimo tempo divenne veramente uno dei centri mondiali della cultura. D'altronde c'erano effettivamente tutti i migliori, anche perché Tamerlano scelse molto bene i luoghi da conquistare. Tornando a noi, in realtà questi luoghi non furono tanto con Tamerlano che risorsero, ma ancora di più con la dinastia che cacciò i Timuridi, che erano appunto la dinastia originata da Tamerlano. Nello specifico sta per nascere una nuova grande dinastia, ovvero la dinastia dei Shaybanidi. Questi Shaybanidi li chiamano così perché sono originari, cioè sono discendenti di Shibin. Shibin era essenzialmente uno dei figli di Jochi, che era uno dei figli di Genghis Khan, quindi sangue di Genghis Khan. Questi in realtà non erano inizialmente nei territori dell'Asia centrale, si trovavano in Siberia ed erano giunti lì con la Orda d'Oro, una enorme struttura statale della quale ho accennato nel video del Kazakistan. Erano arrivati qui ed essenzialmente il loro primo fondatore, ovvero Abul Khair Khan, si pose il compito di riunire i clan di Uzbeki che si trovavano in Siberia, andando a creare il Khanato di Sibero. Una volta creato questo, sentì che nei pressi di Samarcanda e Bukhara c'era tensione, c'era polemica di fatto, e quindi si precipitò col suo esercito, trovando subito richiesta d'aiuto e quindi dimostrando molto in fretta il suo valore, anche se si vedeva già all'epoca che lui puntava di più, lui voleva veramente essere il padrone di quei territori. Per questo motivo, lui in realtà finì qui, non riuscì mai a fare una grande conquista, ma le grandi conquiste le farà il nipote, ovvero Muhammad Shayban. Fra l'altro, Muhammad Shayban vive in un'epoca veramente leggendaria, perché è il momento, per essere chiari, dove assistiamo più ad Occidente alla nascita definitiva degli Ottomani, che in questi anni più o meno conquisteranno Costantinopoli, trasformandola nella loro capitale. Vediamo la nascita dei Safavidi in Persia, che torneranno fra molto poco, e stiamo per vedere anche la nascita dei Mogul in India. I Mogul in India, fra l'altro, dipendono fortissimamente da Muhammad Shaiban. Perché? Perché essenzialmente Babur, che poi fonderà appunto questa dinastia di Mogul in India, in realtà era un discendente di Tamerlano e viveva proprio in questi territori. Viveva in questi territori e lui fece proprio una guerra sanguinosissima con Muhammad Shayban, perché Muhammad Shayban conquistò, perse e riconquistò nuovamente Samarcanda, facendola diventare sua capitale e spingendo Babur sempre più nel subcontinente indiano fino ad arrivare nei luoghi che poi conquisterà e dove formerà questo famoso impero Mogul. Il problema di Muhammad Shayban sarà però l'incredibile ambizione, perché lui voleva conquistare anche la Khorasmia, territorio molto particolare in queste terre perché essenzialmente la catena montuosa che divide Asia centrale dall'Iran. E in Iran appunto c'erano i Safavidi, che erano appena diventati nettamente i signori dell'Iran, stavano già tra l'altro portando sempre più il mondo sciita nell'attuale Iran,
e non avevano nessuna voglia di essere invasi da nord. Di conseguenza ci fu questa grandissima battaglia a Merv che vinse Shah Ismail, e di conseguenza, per punire l'arroganza di Muhammad Shaban, almeno dal suo punto di vista, lo fece a pezzi. Si dice addirittura che col cranio fece una tazza tutta ingioiellata e mandò questi pezzi in giro per tutto il mondo. Si dice anche che alcune parti arrivarono persino a Babur proprio per fargli vedere che di fatto aveva liberato i suoi antichi territori, però non è chiaro se ciò avvenne effettivamente oppure meno. Fatto sta, la dinastia non solo non finirà con la morte appunto di Muhammad Shaban, ma continuerà, tanto che ci sarà un grandissimo Khan del quale parleremo più approfonditamente quando parleremo dell'Uzbekistan. Non volevo mettere tutto quello di cui parlerò più avanti. Saltando un po', arriviamo nel 1599, anno in cui questa dinastia verrà sostituita dai Janidi. Janidi. Ci sarà da dire appunto nel video dell'Uzbekistan, faccio lo stesso discorso, non voglio caricare troppo di cose che comunque già vi dirò approfonditamente con l'Uzbekistan. Quindi saltiamo avanti, lasciamo i Janidi e arriviamo già al momento della loro fine, ovvero il 1740. In realtà nel 1709 questo canato, questo emirato si divide di già, quindi è una cosa un po' più complicata, però ecco. Diciamo che nel 1740 il grande Nader Shah degli Afsharidi arriva e conquista Samarcanda, entrando definitivamente nella città e di fatto ponendo fine per sempre a questa dinastia che più avanti regnerà, ma prima con un tutore e poi addirittura sarà sempre più palese che questo tutore è il vero padrone, tanto da sostituirsi effettivamente ai Janidi. Detto questo, appunto, non ci sarà il cambio definitivo di dinastia con Coso Nader Shah in vita, ma ci sarà poco dopo, quando Nader Shah morirà, il tutore ucciderà questo Janide e di fatto imporrà la sua dinastia, ovvero la dinastia dei Mengit. Questa è una dinastia in realtà molto particolare per più motivi. Uno, è l'ultima dinastia autonoma che regna su questi territori prima dell'arrivo dei russi, che sono il prossimo grande protagonista. E due, diciamo che si ha anche un po' di dubbi su quale sia l'origine, perché da una parte alcuni sostengono che sia una ex tribù mongola che poi si è turchizzata, e dall'altra molti ritengono che invece sia proprio una tribù di Uzbeki, ma molto antica. Questi sono dettagli proprio, ma molto interessanti per vedere la profondità di come si evolvono queste tribù e questi popoli. Detto questo, saltiamo direttamente al momento in cui i russi arrivano in queste terre. Perché i russi essenzialmente volevano a tutti i costi il cotone, volevano il cotone dell'America, che glielo vendeva anche a buon prezzo, ma poi ci fu la guerra di secessione e di conseguenza non più cotone con dei prezzi accessibili. E di conseguenza pensarono subito i russi a trasformare l'Asia centrale nel loro nuovo grande campo di cotone, e per questo si avviarono moltissimo, molto in fretta, anche con ingenti sforzi. Nel 1868 conquisteranno effettivamente Samarcanda, se non erro, e nel 1878 conquisteranno invece il canato di Kokand, che era appunto quella parte che si divise dal regno di Bactria e della Sogdiana, per essere chiari, e di fatto occuperà la parte più orientale dell'odierno Tagikistan. Come sempre, l'occupazione dei russi non farà mai piacere ai locali, che infatti si ribelleranno più e più volte, andando anche a comporre gran parte di quelli che saranno chiamati i movimenti Basmachi o Basmachi, che l'avevo già detto anche negli altri video, ma lo ricordo per chi magari non lo sa, sono essenzialmente dei gruppi di banditi, per lo più di origine turca e di religione musulmana, che sia, diciamo, nell'ultima parte dell'epoca zarista, sia con la rivoluzione bolscevica, daranno non poco filo da torcere ai russi. Ad un certo punto, però, si accorderanno, a un certo punto troveranno un'intesa, e circa nel 1920 verrà creata la Repubblica Socialista Sovietica Uzbeka. Dico Uzbeka e non dico Tagika perché inizialmente Tagikistan e Uzbekistan erano un'unica entità. Ci vorrà l'intervento di Shirin Shotemur affinché il Tagikistan prendesse i confini attuali. Fatto
Ricordo infatti che questo di fatto non solo disse separiamo Tagikistan da Uzbekistan, ma in più aggiungiamoci la regione di Sogd, molto importante per la guerra civile, come vedremo perché lì c'è la città di Kujan, e aggiungiamo anche la parte del Pamir, che sarà un'altra parte decisamente importante per quella guerra, e tra l'altro l'area della quale Shatemur era originario. Sotto l'Unione Sovietica in realtà il Tagikistan se la vedrà malissimo, innanzitutto perché, vabbè, sarà molto poco rappresentato politicamente, in quanto il Partito Comunista ovviamente era presente anche lì, però vennero fatte più e più purghe in maniera tale che circa solo il 10% dei membri di questo partito comunista erano effettivamente tagiki, gli altri erano per lo più russi o comunque diciamo provenienti dalla parte più europea o sicuramente non dal Tagikistan. Un'altra cosa che soffrì molto il Tagikistan, come tutti, sarà la collettivizzazione forzata, anche se comunque guadagnò dall'industrializzazione, sempre qui, forzata e da tutta una serie di interventi come la creazione di ospedali, scuole e via discorrendo. Anche se il Tagikistan, anche sotto l'Unione Sovietica, sarà sempre la repubblica autonoma più povera, con maggior numero di problemi, col maggior numero di complicazioni, insomma, mai il massimo. Nel 1991 il Tagikistan, come le altre repubbliche socialiste autonome, avrà effettivamente l'indipendenza, ma da qui inizierà una serie di problemi ancora più gravi e che porteranno veramente disastri nel Tagikistan. Va detto che questi problemi sono così gravi perché hanno più fasce, hanno più strati. Ad esempio, c'era un problema legato, come vedremo, a un problema ideologico, quindi una parte che era più legata al mondo comunista e un'altra che era più legata al mondo liberale o al mondo islamista. C'era ad esempio uno strato, fra virgolette, legato alla tribalità, perché una regione nello specifico era più legata a una certa area e un'altra regione a un'altra. E in più, naturalmente, c'erano anche dei problemi oggettivi, perché, per dire, il primo presidente che verrà eletto del Tagikistan era stato condannato circa 5-6 anni prima per corruzione, e questo naturalmente non è un fantastico biglietto da visita, soprattutto se si ha il vago sospetto che tu abbia magari anche rubato le elezioni in qualche maniera. Vediamo un attimo gli schieramenti, più o meno semplificando. Sostanzialmente c'era la parte nord, quindi dove c'è adesso la città di Hojand, che era essenzialmente legata al Partito Comunista, così come una piccola parte di giù che è legata alla città di Khulhot, che invece era più che altro il luogo dove si facevano i ministeri dell'interno, quindi molto legato al governo, mentre essenzialmente il Tagikistan centrale e quello più orientale erano più legati o a delle idee liberaliste, quindi più stampo americano a quanto capito, sia a delle idee invece più islamiste che con la nascita dei talebani nel vicinissimo Afghanistan stavano crescendo sempre di più, anche se va detto che i movimenti che sono presenti nel Tagikistan in quell'epoca non sono paragonabili a quelli che saranno poi i talebani. Sono due cose diverse, l'origine è affine, ma non sono la stessa cosa. Questo bisogna proprio chiarire. Detto ciò, essenzialmente il vero grande evento che ci fu nel 1992, perché quel presidente che vi dicevo prima, quello corrotto, eccetera, verrà rapito dai ribelli e verrà, si dice addirittura con una pistola alla tempia, obbligato a dimettersi e quindi di conseguenza ad indire nuove elezioni. Il problema è che ad essere eletto, non si sa mai in questi casi con quanta legittimità eccetera, sarà Emomali Rahmon, che essenzialmente rappresentava la parte sud, quindi quella legata ai ministeri degli interni, e come background aveva quello di aver creato una milizia addirittura per combattere i ribelli, che è un dato molto incoraggiante se vuoi fare pace. E infatti questo Emomali si macchiò effettivamente di crimini gravissimi come ad esempio diverse deportazioni o espulsioni di civili, omicidi di massa e ad esempio tante altre porcherie che non stiamo qui a dire. Ovviamente diciamo che se uno tira un pugno è facile che dall'altra parte gliene arrivino altrettanti, quindi sarà uno scontro durissimo nel quale entrambe le parti si macchieranno comunque di crimini molto gravi contro i vari esseri umani. Tra l'altro ci sarà anche un problema perché ad un certo punto i russi, spaventati da questa vicinanza tra islamisti e quindi a una possibile anche perdita di influenza sul Tagikistan, invieranno proprio l'esercito, ma si assicureranno anche di stabilire una pace, tanto che nel 1997 ufficialmente la guerra civile finisce e finisce con degli accordi. Anche se
Emomali Rahmon è ancora oggi il presidente appunto del Tagikistan, quindi già segnale di incredibile democrazia, e soprattutto nel 2015 ha proibito qualsiasi tipo di partito religioso, cosa che diciamo che già la situazione politica in Tagikistan non lasciava immaginare una democrazia apertissima e liberale. Con questo, diciamo, è un po' la ciliegina sulla torta, però dettagli. Detto questo, il video finisce qui. Se siete interessati a rimanere sempre aggiornati su quello che faccio, sia video, sia articoli, ma anche podcast, vi invito a iscrivervi al canale Telegram di Medio Oriente Dintorni, luogo perfetto e dove appena finisco una cosa, la carico. Oltretutto, vi invito anche a iscrivervi ovviamente al canale YouTube, al canale di podcast, alla pagina Instagram dove carico anche un sacco di musica, ma veramente tanta, e alla pagina Facebook di Medio Oriente Dintorni. Vi ricordo infine che mercoledì andiamo in Kirghizistan e venerdì andiamo in Uzbekistan, che sono sicuro essere quello più grande e con più materiale di cui raccontare, di cui parlare. Detto questo, io vi saluto, alla prossima!